segno quando cominci. Sì, adesso l'ho fatta partire adesso. Comunque non preoccupatevi, abbiamo dei video da vedere, delle slide tipo PowerPoint che rimettiamo sulla pagina quando abbiamo finito, perché vuoi mai che nella diretta così salti o si inceppi, voi non preoccupatevi che poi riavete tutto con calma. Da che cosa sarebbe partire per queste fotografie? Per poter fare dei vari passaggi, mi senti? Sì. La cosa migliore è pubblicare, come vedi non l'ha fatto ancora nessuno. Però così. Io mi sono guardata ieri la prima puntata, perché volevo partecipare, poi ho avuto problemi appunto con mio papà, e allora ieri con calma, ieri sera me la sono guardata. E cercherò adesso pian piano, anche già partendo anche da questa, vedere se riesco a mettere insieme qualcosa e iniziare a pubblicare, nel limite anche del mio tempo, perché o lavoro o pubblico, però cercherò di avere anche un occhio di riguardo, invece di fare un po' a casaccio, di riuscire a mettere insieme qualcosa di più decente, ecco. Che uno degli aspetti che puoi tenere presente è la materia, cioè mettere in evidenza tipo il tessuto, queste cose. Sì. Sì, devo ricordarmi prima di tagliarlo di fare delle fotografie. Sì. In modo che anche il movimento del tessuto è già diverso, non è piatto ma ha già un'altra sostanza. Sono delle cose che devono proprio entrarti in testa, in modo che diventino innate, perché io incomincio a cucire, a fare i modelli così, e poi mi viene in mente, però ormai è cambiato, è diverso. Fare una cosa diversa. Sì, mi impegno. La storia da quel momento lì è quando ne partirai da zero altro. Infatti. Oh, capire cosa intendo, perché quando si è impegnati a fare quello che è stato commissionato, fai quello, non guardi poi cosa stai. Sì, e infatti poi ti trovi con il risultato finale, puoi fare delle fotografie, sì, però non sai che cosa c'è dietro. Invece, per far capire il lavoro, tante volte sarebbe meglio partire, come dite voi, dalla prima fase. Sì. Dai, con un po' di allenamento vedrai che siamo motivati. In questo lockdown abbiamo un pochino più di tempo, via. Beh, una cosa più semplice che il ragionamento distaccato, chiamiamolo così, può essere anche che una volta che tu hai finito la tua confezione, esatto, cominci a fare dei dettagli, le cose che ti meglio, per cui tu il tuo lavoro intanto vai avanti a farlo come hai sempre fatto. Poi lo guardi da fuori e ad una fotografia intera, che immagino già fai, che magari a far vedere che tipo la cucitura e la descrivi in un post, poi fai o la manica, lo scollo, la particolarità di quel vestito, così ci entri un pian piano, insomma. Piano piano. Dai che ci proviamo, dai. Un pezzettino alla volta riusciamo. Sì, sì. Questa è una bellissima idea comunque. Bravi. Cerchiamo di sfruttarla al massimo. Motivarci, altrimenti cadiamo in depressione con questo lockdown, quindi invece con questo bisogna essere ottimisti. bisogna essere ottimisti e guardare oltre. Già. Insomma. Giusto. Dario, hai provato qualcosa tu? Oh, Dario si è dovuto scollegare. Buongiorno. Ciao. Ciao. Riuscito a sperimentare qualcosa? Pochino, perché in questi giorni sono da sola, è arrivata una marea di roba, ho provato ieri e l'altro ieri, però sì, dai. Posta. Così li possiamo commentare e se siamo anche in linea mentre lo stai facendo,
con il cellulare ti diamo delle indicazioni di, insomma, di alternativa. Ho problemi un po' con le penne. Penne da regalo, così. Quello, ho fatto delle foto ieri, ma sinceramente non mi piacciono. Allora, qua lo dico e qua lo nego, ma mandacele con Messenger. E così dopo posti quella definitiva. Ok. No, perché dare delle indicazioni così in astratto si rischia di... Sì, è più difficile. E invece... Beh. E anche con le penne le prendi come degli articoli grafici, sì. E allora con una puoi fare delle prove di composizioni, delle forme, un gioco di colore, e una volta che entri nel meccanismo poi lo duplichi anche su altri articoli. Certo, sì. Ma è riuscire a farti intuire quale strada percorrere. Certo. E dopo, se riesco, te le mando qualcheduna, ok? Ah, e già che ci sentiamo, per un promemoria automatico che ci ho manettato ieri sera a fatica, andate sulla pagina di Fenaroli Atelier e trovate... Sì. Post dedicato a questo gruppo e mettete l'ok, così la prossima volta in automatico riesco a mandarlo. Okay. Va bene. Che ore sono adesso? E 15. Prova, se Dario c'è. Un... Sì, Dario c'è. Ah, guarda che è ancora qualcuno. Stanno entrando. Anche un'altra Asia ha fatto il come si chiama, lo stage. Ah, è Asia Bicinoni. Sì. Adesso vediamo, sta facendo l'ingresso. Ciao Asia. Ciao Mauri Tacco. Ciao. Tutto bene? Bene, bene. Ottimo. Dai, la telecamera, la webcam. Aspetta, Ciao Asia. Ciao. Ok, ci sono. Ciao. Guarda, ci siamo. Eccolo qua Mauri. Che da anche tu Maurizio vuoi fare delle fotografie simpaticissime. Quando ho letto che ti occupi, che fai il calzolaio, sai cosa mi è venuto in mente? Ho guardato anche la tua pagina con le foto delle scarpe, che degli zoccoli che hai postato. Sì. Sono belle. Mi è venuta in mente quella storia degli elfi e il calzolaio. Che adesso, in questo periodo, anche ad affiancare alle fotografie così pulite, che sono già belle, sì, dei piccoli oggetti o di fantasia o di regalo... Sperimenti. Certo. E posta. Sono un po' preso ultimamente. Certo, ci sta. Anzi. Aspetta, perché ho anche il piccolo oggi, Ecco. Sì. È lui il fotografo, realmente è lui il fotografo. Dirai al volo quello che stiamo dicendo. Come ti chiami? Riccardo. Sara, ci sei? Si sta collegando l'audio. Manca Erminia che ha detto: ragazzi, io ho la bimba che dorme, ho auricolari ma non posso parlare, ma presente. Ok, grazie dell'info. Allora, partiamo. Ok. Guarda che c'è anche Elisa Piccinelli. Ammetti. Ciao. 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 Mi sentite? Allora, adesso condivido una presentazione dove si vede come lo smartphone è stato introdotto anche proprio a livello quasi cinematografico. Non è un vero film, nel senso che sono fatti tutti a scopo commerciale.
però serve per prendere fiducia e carica e soprattutto capire in che circostanze viene usato, perché ha bisogno di tantissima luce per funzionare bene. Quindi prevalentemente i luoghi migliori sono all'aperto, luce del sole o vicino a una finestra, oppure se proprio dovete usarlo all'interno, vicino alla fonte di luce. Questo vi permetterà di esaltarne tutte le potenzialità. Comunque cominciamo a vedere questo esempio. Quindi, come sappiamo tutti, gli smartphone offrono esperienze visive eccellenti, migliorando la risoluzione delle fotocamere, ma contestualmente anche lo schermo. Quindi il fatto che si abbia una bellissima fotografia non è solo merito della fotocamera, ma è merito anche dello schermo con cui lo stiamo guardando. Il progresso nel campo della telefonia sta proprio in questo binomio. Esiste una piccola nicchia di filmmaker, per lo più a scopo promozionale, che lo utilizza sul set con accessori cinema style. E adesso andiamo a vedere qualche esempio. David Leitch, and welcome to our snowball fight. I was really excited about the idea because it is kind of like an underdog story. We have this young female protagonist who is in a snowball fight with her brother. Our girl at the beginning of this piece is like under fire, and we see her distressed, and we're in this sort of emotional state, like, is she gonna make it? And we get to see our young group of underdogs rise up to the occasion and take down her brother and win the prize of the teddy bear. We had X amount of stuntmen, but we really needed young kids, so my stunt team trained them to be basically stunt performers, and that's been really fun. Ecco, siete riusciti a vedere qualche cosa? Ok, allora, tutto nel senso, fino a quando il telefono riprende all'esterno, andiamo alla grande. Le immagini notturne che abbiamo visto sono da prendere un po' più con le pinze, perché notoriamente la Apple qualche multa l'ha presa per aver fatto dei, come possiamo dire, dei giochetti pubblicitari usando sì il telefono, però montando e lavorando in post-produzione con dell'hardware da milioni di euro. Quindi capiamo che è stata finalizzata un'immagine con un sistema che non è quello che la gente ha a casa. Infatti su certi spot in basso c'era scritto che era stato impiegato, insomma, dell'hardware che non era integrato nel telefono. Vediamo ancora di proseguire in questa direzione. Dove sono i punti forti di un telefono rispetto ad una fotocamera? Sicuramente nelle dirette live,
Quindi tutto quello che vuole essere postato subito, il cellulare è imbattibile, tant'è che oggi è molto forte anche nel giornalismo. La sua immediatezza, fotografo e subito posso farne un utilizzo, che non ha bisogno di borse di trasporto. Sembra però quando devi andare in giro con la borsa della fotocamera, con le batterie di scorta, cavi e cavetti, e che la sua ricarica è molto facile. In questo filmato, che poi è riposto nella pagina, abbiamo visto vari accessori. In particolare questi tre, se voi avete intenzione di cominciare a documentare tanto quello che fate, e che è straconsigliato, perché il cliente ha bisogno di essere convinto che voi stiate preparando per lui qualcosa di speciale, e ha bisogno di essere convinto che non perde niente a venire da voi piuttosto che a qualcun altro. Pertanto, con tutte le ore che si passa di fronte al telefono e cercando vari spunti, è giusto che trovi anche la vostra attività e che essa rimanga posizionata nella sua mente come qualcosa di bello. Perché per noi è scontato aprire la saracinesca, accendere le luci, entrare nello studio e lavorare. Però è necessario anche che la gente si ricordi di noi. E la forza dei social e di tutta quanta quella che è la comunicazione sta proprio lì, cioè tenersi vivi nella testa della gente. Quindi questi accessori utili, che sono uno stabilizzatore, che è il primo della fotografia a sinistra, questo apparecchio grigio. Il secondo è una morsa per il cavalletto e il terzo è un piccolo microfono. Come vediamo, il range di prezzi da 15 a 80 euro, dove 80 euro è questo dispositivo, dove 15 è la morsa e 18 siamo sul microfono, quindi accessori estremamente accessibili a livello di prezzo. Ve li posso far vedere perché li ho qui tutti e tre. Allora, interrompiamo la condivisione e prendiamo il primo. Questo è utilissimo nel momento in cui si vuole camminare. Quando si vuole camminare è importante che sia stabilizzato, perché il telefono ha sì una sua stabilizzazione, però questo accessorio elettronico tiene sempre la linea dell'orizzonte dritta, quindi voi potete muovervi da una stanza all'altra, avvicinarvi agli oggetti con la garanzia di non vedere quel fastidioso mosso che rende l'immagine confusa, rende l'immagine non interessante. E uno è, qualsiasi cosa è interessante, anche un fiore, per dire, che cresce vicino a casa, può essere molto interessante visto sui social. E allora bisogna far avvicinare lo spettatore proprio con quella morbidezza, con quella spontaneità con cui si cammina. E questo è l'accessorio che nasce proprio per camminare. Serve un po' di confidenza, nel senso che è un po' come la frizione dell'auto. Tu metti la prima, parti, qualche volta si spegne. Sì, si spegne perché bisogna dedicare un paio d'ore a costruirsi una manualità nei confronti di questo oggetto, come si è fatto da piccoli con le forbici, come si è fatto con tanti altri strumenti. Serve manualità. Il secondo che abbiamo visto è la morsa, e secondo me questo è il più prezioso. È proprio una molla che si va a fissare sul telefono. Io adesso sto facendo questa diretta con la camera del mio iPhone, quindi quella che mi vede come webcam, sto usando anch'io uno smartphone, e sopra ho posizionato questa su un cavallettino, lo metto lì e faccio partire la ripresa, perché la mia mano per tensione creerebbe del mosso, e tutto questo sfoca e rende l'immagine poco perfetta. Non stiamo sfruttando le sue potenzialità. Il sensore lavora molto bene quando è fermo, immobile, lì può dare il massimo. E quindi la regola è mettere la pinza, mettere il cavalletto, far partire la ripresa, contare 10 secondi, 1, 2, 3, al decimo secondo potete spegnere. Allora voi siete sicuri di avere una clip perfetta, che poi potete pubblicare subito, potete raccoglierle tutte e ogni tre mesi fare una galleria dei vostri lavori, quindi a fine di una stagione. Altra cosa interessante è il suo cavallettino, anche qui parliamo di una spesa di 10-12 euro,
super leggero, potete metterlo sul tavolo, potete metterlo dall'alto sull'armadio, potete metterlo molto dal basso, però vi fa fare delle immagini molto più belle rispetto a quelle che stavate facendo prima. Il terzo, se avete intenzione di parlare, è quello di questo microfonino a spilla, un po' come quello che usano i giornalisti della RAI, che va posizionato da una parte con il suo jack al telefono, dall'altra parte lo potete fissare alla giacca, alla camicia, dove vi capita, e parlare. In questo modo non avrete il disturbo esterno, perché la capsula è proprio orientata verso la bocca e se passa un'auto non è che prende la scena, o se le due persone parlano vicino a voi, o se sbatte una porta, o se suona il telefono. Tutti i rumori indesiderati passano in secondo piano, perché chi decide è la vostra voce, è quella per il microfono che sta facendo la differenza. Se diventerete maniacali e bravissimi, l'ultima cosina da 7-8 euro che può essere utile è questo telecomando Bluetooth. Voi lo collegate come collegate gli auricolari, quindi funziona allo stesso modo. Quando avete lo smartphone sul cavalletto, invece che partire con il dito, dove rischiate magari di mandarlo fuori fuoco perché è schiacciato leggermente a sinistra, invece no, usate un telecomando come quello del cancello di casa per far partire e far spegnere la ripresa dopo i vostri 10 secondi. Così siete a bolla. A livello tecnico, qui abbiamo, io ho fatto una lunga ricerca questo weekend di accessori disponibili per, e con questi quattro abbiamo tutto quello che ci serve. Non serve neanche che li prendiate subito, vedete voi insomma quello che ritenete più, quanto vi appassiona. Allora, proseguiamo con le nostre slide. Quell'afferino che stabilizza vi fa fare un'immagine di questo tipo. Nel senso che la bambina gira con il monopattino, io mi sto muovendo davanti a lei e sembra di essere incollati. In realtà è solo quel dispositivo che tiene bene l'orizzonte. Che cosa fa la differenza? La manualità. Cioè, tanti mi chiedono, ma come mai, che differenza c'è? Anche agenzie di Milano con cui collaboriamo, in questo momento stiamo seguendo dei progetti per Autan, tutto il gruppo SC Johnson, Autan, Ride, che sono riusciti a riprendersi da questo momento di lockdown perché fanno prodotti igienizzanti. E quindi anche agenzie con cui collaboriamo dicono, ma il cellulare o la macchina fotografica? Insomma, è tutta una questione di manualità, perché il telefono cellulare lo teniamo in mano 2-3-4 ore al giorno, di conseguenza è un mezzo molto più confidenziale per noi e quindi sarà sicuramente meglio della macchina fotografica. Io e Gloria teniamo molto più in mano tutta la parte di fotocamera e di conseguenza ci è molto più familiare la fotocamera e non torneremo mai indietro, anche se utilizziamo lo smartphone in tanti nostri servizi. Abbiamo delle linee video per aziende che dicono voglio un bel servizio fotografico e un po' di video, lo facciamo con l'iPad o lo facciamo con l'iPhone. Il backstage e tutta la parte dei nostri lavori viene documentata con l'iPhone. E questo è un confronto che ci mostra la differenza tra una cinepresa e un iPhone. A sinistra abbiamo l'iPhone e a destra la cinepresa. Allora, dobbiamo fermarci in alcuni punti chiave. Eccolo qua. Mi sentite ancora? Sì.
Ottimo. Allora, sì? Il telefono contro luce ci rende la persona irriconoscibile. Quindi se era il nostro soggetto non dobbiamo lavorare in questa condizione, ma dobbiamo tenere sempre le spalle al sole o alla fonte luminosa. Mentre la Cina impresa reagisce benissimo, anzi si potrebbe contare anche quanti che tipo di tatuaggio ha o quanti capelli ha in testa. Altra situazione critica sono le basse luci. Vedete nelle zone di nero come manca dettaglio, non si capisce se è davvero una camicia, se ha sulla cinghia della telecamera, cioè manca tutta una parte di dettaglio anche nell'ambiente. Quindi in caso di basse luci non è da usare il telefono. Perché? Perché anche qui si crea tutta una zona di rumore, di fastidio, che non è adatto a una presentazione di un'azienda. Perché uno dice, vedendo una cosa amatoriale così, la testa che cosa fa? Lo ritiene un po' fatto in casa e dice allora quasi quasi mi arrangio. Cioè noi stiamo lanciando un assist nell'improvvisarci nella comunicazione, tale per cui il cliente comincia a valutare di non aver bisogno. Confermato dal fatto che qui intuisce quanto il venditore per primo non ha creduto nel potenziale dell'oggetto o del servizio investendo nella sua immagine. Quindi le migliori condizioni d'uso sono la luce del sole, all'aperto sempre, fino al tramonto, vicino a fonti luminose, e fonti luminose sono il lampadario, cioè devo fotografare un oggetto, lo devo tenere in mano, magari avvicinandomi al lampadario, alla abat-jour, avvicinarsi il più possibile alla finestra, oppure appunto vicino alla finestra. Una persona che parla la mettiamo proprio vicino alla finestra. Ovviamente se potete lasciare aperte i vetri tanto meglio, senza tende, proprio prendendo diretta la luce che può entrare. Quali sono i limiti? Le zone d'ombra. Vedete la bambina come nella stessa situazione, Gloria è perfettamente nitida e la bambina è invece completamente sfocata. Il cellulare qui non è riuscito a impressionare correttamente tutto lo spazio. I movimenti veloci, Gloria qua è completamente irriconoscibile. E pochi dettagli, nel senso che non sappiamo com'è lo spazio attorno di questa casa. E sono tutte immagini che sono state corrette con Photoshop comunque. Tirate già al massimo, al meglio di quello che potevano dare. Tante volte vediamo anche dei fenomeni del genere, dove c'è sfarfallio. La questione non è risolvibile, nel senso che essendo i cellulari prevalentemente prodotti dall'Unione Europea, hanno una frequenza che non è sincronizzata a quella in Europa e di conseguenza c'è questo sfarfallio. Evitate di utilizzare gli zoom digitali, perché anche un bel gatto così sembra appiccicato a un muro, non si capisce assolutamente dove siamo. Proprio perché i pixel vengono raddoppiati e triplicati a livello matematico. Davanti c'è un pezzettino di vetro, non c'è un bel obiettivo e quindi è tutto un calcolo prettamente matematico. Noi anche abbiamo adottato lo smartphone a 360 gradi e lo omaggiamo nei servizi che in questo momento stiamo effettuando presso la casa dei clienti, cioè omaggiamo proprio un backstage di quello che Gloria crea con la famiglia in quei momenti per risparmiare tanto tempo, per essere immediati, per insomma potersi avvicinare tanto anche al soggetto. E quindi io veramente vi consiglio di abituarvi a fotografare tutto, non preoccupatevi lì al momento se è bello o se è brutto, fatevi una bella galleria e poi imponetevi di pubblicarlo. È più importante esserci piuttosto che aspettare il capolavoro. Vi faccio vedere l'esempio di un backstage.
anche i grandi team multinazionali fanno largo uso di smartphone per i loro media pubblicitari, finalizzati poi da un sapiente uso del montaggio, consapevoli che molto materiale sarà scartato, nel senso che non potendo fare le riprese a me i direttori, i responsabili marketing, piuttosto che gli stagisti mandano materiale da editare, da fare il montaggio e mi dicono se ce la fai usalo, se no pazienza. Cioè questo è un dato di fatto da considerare. Eccoci. Io questa parte per oggi mi fermerei qui perché di cose ne abbiamo dette tante e dopo vi metto tutti i contenuti sulla pagina. Domande o di questa o della volta precedente? Allora sì, ma ne avrei 8.000, però non so da quale parte cominciare. Per esempio il fatto che fate vedere questa serie di immagini che scorrono, no? È una creazione che fate voi naturalmente, cioè che fate voi, che si può fare anche col cellulare, punto di domanda. Sì, si può fare anche con il cellulare. Lui le pesca in automatico, nel senso che tu puoi preparare una volta fatte tutte le riprese. Lui ti propone una galleria, sì. E accetta, sì. Di 10, quanto è la galleria? 15 secondi che ti dà. Quindi le risposte è tutte e due. Queste le abbiamo preparate noi, però le puoi avere anche in automatico. Insomma, ti è piaciuto il video? Ok, perfetto. Cioè, ci sarà... Sì, mi sono piaciuti tanto. Mi piace questa, diciamo così, modalità di scorrere le immagini, perché allora è vero che l'immagine di per sé sicuramente cattura, ma il fatto di seguire. Abbiamo perso il tuo audio. Datemi, anzi, blocco un attimo, poi dopo starà per finire, ma almeno intanto che sono qui. E quindi ecco, proprio questa breve scorrere di immagini che è interessante, anche perché almeno abbiamo qualcosina in più da dire che non dell'immagine secca e basta, insomma, fine a se stessa. Era un po' così, volevo capire se si poteva creare. Quindi noi ti proponiamo di fare le fotografie e tu ci rispondi, ah sì sì, mi piace tantissimo il video. No, beh, capisco quello che si... No, allora mi pareva che Rudy avesse chiesto se c'era tutto chiaro o se c'era qualche domanda che volevamo fare. Poi sì, so che dobbiamo fare le fotografie come compito per noi stessi. E questo lo so, grazie. Allora, leggiamo tra i messaggi. Questo video lo metterete poi sul gruppo? Sì. Molto bella la tua frase, esserci e non aspettare il capolavoro. Questa è un must dei nostri tempi. A volte anche io nel mio piccolo metto tre cose, quando in realtà potrei mettere molto di più. Capiamo bene, perché chi fa con tanta attenzione il proprio lavoro vorrebbe sempre vederlo perfetto, sistemato. Sì, no, ma non è questa la fase. Non è questa la fase del perfetto, perché la fase del perfetto quando potrebbe essere? Cioè nel momento in cui voi dedicate veramente tanta speranza e anche tanti soldi, allora lì potrebbe essere il momento del perfetto. Mi riferisco al fatto che decidete di sponsorizzare una campagna, allora lì dovete dedicare molto più tempo. Ma se l'obiettivo è quello di passare davanti a qualcuno sul cellulare in una giornata, non è necessario essere perfetti, ma non bisogna neanche aspettare di essere troppo simpatici. Penso che in questo momento sia fondamentale esserci per non farsi dimenticare. I pubblicitari dicono che prima che un cliente ti confermi un lavoro, ti deve avere visto tra le 10 e le 21 volte. Questo per darvi un range di che non è abbastanza che una persona ti abbia sentito, abbia visto una cosa, no, glielo devi confermare per almeno 10 e a volte appunto recentemente mi dicevano 21, per cui ecco perché è spingere le cose che si fanno come un prolungamento del proprio occhio, di quello che stai facendo. No,
anche per non lasciare troppo campo alla concorrenza, perché se si vedono sempre quei tre, prima o poi creano esigenza ai clienti di cambiare e di spostare da loro. Invece se si fa un po' di alter ego, chiamiamolo così, ecco che si resta vivi. Proviamo. Sì. Se non ci sono, ci sono delle altre domande? Così facciamo uno screenshot e cambiamo il banner del gruppo. Fatevi belli. Sui riccioli? Sui ricci. Che fai? Allora, così. iPad di Gaia, c'è solo il nome. Vado? Vai. Ok. Ok, prossimamente su questi schermi. D'accordo. Puntualissimo. Posso farti una domanda adesso? Certo. Vedendo proprio le nostre immagini sullo schermo, è vero che siamo a casa nostra e ognuno ha la luce alle stanze in maniera diversa, ok? Però noi, io parlo almeno per me, tante cose le filmo a casa, le filmo, faccio le fotografie a casa mia, potrei uscire, va bene. È vero secondo le differenze delle luci che vedi nelle nostre fotografie? Cioè, anche noi stessi, vedi come siamo diversi, almeno io osservando chi ho sullo schermo, ho un Maurizio sfocato, io leggo i nomi, ho una Elisa Lucia che vedo molto chiara, anche Sara lontana, ma anche Sara la vedo, Giusy invece la vedo scura, queste sono luci che abbiamo, non sto dicendo sbagliate a casa, nel senso... Già solo questa fotografia, come possiamo fare per migliorarla? Beh, guarda, tu avresti bisogno di una luce di fronte, perché l'unica che ti illumina è quella del lampadario, viene dall'alto, e in questo caso i tuoi bei capelli... Aspetta che io non mi vedo, aspetta che torno indietro così mi vedo anche. Ok, infatti io non mi vedo il viso e vedo il contorno e basta, nonostante ho una maglia abbastanza chiara. Avresti bisogno di una luce principale sul viso, quindi essere di fronte alla finestra. Allora, sono di fronte al porta finestra, ma è lontana. Sì, molto. E faccio così, no. Ancora poco, ti sta cadendo. Ancora poco. Facendo così sto prendendo più luce dal lampadario. Dopo dietro ho i paretti, però non va bene. Cioè, se io devo dare qualche spiegazione, non è la postazione giusta neanche per fare un filmato questo. No, per no, no. Ok, non ho per regolarmi, per trovare un posto più idoneo. È un'ottima domanda, Maura. Un ottimo punto. E poi verificate anche... Se per caso non avete messo le dita sulla fotocamera e avete lasciato giù delle tracce, perché qualcuno sfocato, ecco, buono, così molto meglio. Oh, vedi che è chiuso di nuovo? Sì. È andata buia. Sì, ok, ho capito, devo evidenziare, cioè esserci più luce diretta, sì. Che mi illumini davanti. Sì, okay. Sì. Prossima volta gli metto un faretto. Proviamo a vedere se... Lei è ottimo. Guarda, ti dico una cosa. Per ottenere una luce come quella che abbiamo io e Gloria, abbiamo due lampadari qui sopra, tanta luce sullo sfondo e una appena qua dietro che ci illumina la testa. Quindi abbiamo 5 o 6 luci. Così okay. Adesso. Sì, perché infatti vedevo la differenza tra uno e l'altro per capire come possiamo fare. Ok, grazie. Ovviamente converrebbe sempre usare la telecamera posteriore, quella davanti, non quella dietro dove c'è lo schermo. Io adesso sto usando il PC. Stai usando il PC. Io adesso sì, sto usando il PC. Ok. Al limite la prossima volta provo con lo smart, perché pensavo, essendo la prima puntata che seguo, pensavo che magari dovevo fare qualche cosa allo smart, ma non l'ho tenuto libero. Capito? Però la prossima volta sì. Provo con questo.
e spegniamolo il telefono, nel senso che tante volte durano poco perché essendo sempre acceso l'elettronica si consuma come un fiammifero. Io l'ultimo che avevo era un iPhone 7 Plus, mi è durato tranquillamente 3 anni, però lo spegnevo, non dico tutte le sere, ma sera sì, sera no, in modo tale che lui possa scaricare l'energia. Ah, ecco, buono sapere anche questo. Questo allunga molto la vita. Grazie. Ok? Thank you. Thank you. Okay. Allora ci vediamo. Allora, Giusy dice, ciao, purtroppo sono riuscita a collegarmi tardi, ora ho acceso la luce. Eh sì, infatti va meglio. Ok. Ok, allora ci scolleghiamo e ci vediamo alla prossima. Va bene. Okay. A giovedì. Grazie. Ciao, grazie. A giovedì. Grazie. Ciao. 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 Ciao.